È la notte di Capodanno. Un signore stacca dal lavoro e torna a casa un po' in anticipo per festeggiare la moglie. Quando entra al salone non la trova, va in camera da letto e la trova a letto con uno. Se la guarda gli fa così: brutta mignotta, è questo chi è? E la moglie così: è l'ultimo dell'anno. Colloquio di lavoro. L'esaminatore col curriculum in mano guarda l'aspirante candidato e gli fa così: bene, vedo dal curriculum che lei è molto veloce a fare i calcoli mentali. Quello fa: sì, è una mia prerogativa. Bene, 15 per 21, 82. Ma che cazzo dice? Non fa 82, però sono stato veloce, eh? Casa di cura per anziani. C'è un vecchietto che starcia lento lento, va davanti a una vecchietta, salza la maglietta e gli fa: Amari, senti che roba! La vecchietta un po' titubante si allunga, gli tocca i pantaloni e fa: Madonna quanto è duro, ma che è il Viagra? Sì, è il tubetto. Dal dietologo, entra una cisciona enorme, si mette a sedere e fa: dottore, io vorrei levare maniglie da amore. Il dottore si guarda e fa: io comincerei col togliere il maniglione del frigorifero. Dal carrozziere, entra uno con la macchina tutta sfasciata, cofano, paraurti, portiere, addirittura il tetto è piegato. Il carrozziere fa: Madonna che disastro. E quello ce ne fa: guardi, lasci stare, ho investito mia suocera. La vuole fa: ma porca miseria, ma come ha fatto a fare un danno del genere investendo una persona? Perché continuava a scappare fra l'alberi. Due carabinieri arrestano una famosissima banda dei ladri d'appartamento e, capito, li portano al carcere, gli sequestrano tutta la merce, la confezionano tutta, la mandano tutta al magazzino. Mo' prima di andarsene si accorgono che dietro a un mobile sono rimaste due valigette, se ne pigliano una per una e vanno a casa. La mattina dopo si incontrano i carabinieri, tutti dei sotterfugio, no? Gli fanno: no, ha guardato dentro qua la valigetta tua, che c'è stava? E il primo fa: sta buono, era piena di soldi, tutte mazzette da 20, da 50, da 100 euro. Gli fanno: oh, incredibile, e mo' che ci fai? Allora il carabiniere fa: e mo' faccio calma un po' le acque, poi piano piano mi spenno un po' per volta girando e vedrai che non se ne accorge nessuno. Ma te invece? Io pure ho aperto la valigetta e che c'è stava dentro? Era piena fino all'orlo dei cambiali. Dei cambiali. E mo che ce fai? E niente, mo faccio calmare un attimo l'acqua e poi piano piano le pago. Una bella contadinotta prosperosa cerca da tanto tempo di incastrare il ricco possidente proprietario del terreno. Allora ogni tanto vanno nel fienile e vanno a scopà. Mo dopo l'ennesima scopata, lei dopo che hanno finito sdraiata se lo guarda e gli fa: allora, come lo chiamiamo nostro figlio? Lui si alza, se leva il preservativo, gli fa: se esce da qui dentro lo chiamiamo Mandraghi. Siamo in classe, lezione di storia. La maestra sta spiegando la preistoria, a un certo punto si gira verso Geppino e gli fa: Geppino, quando è che l'uomo delle caverne divenne uomo erectus? Geppino ci pensa un attimo, fa: quando vide la donna piegatas. Due amici parlano, uno gli fa: oh, missio è un genio, pensa, ha preso il motore del Porsche, gli sportelli della Ferrari, il cofano del Mercedes e la trasmissione della BMW. L'altro fa: oh, e che ci ha fatto? Si è fatto 2 anni di galera. Dal medico entra un vecchietto 94 anni, si mette a sedere e fa: dottor, c'è un problema. Fa: prego, mi dica. Io c'ho tutto il giorno il cazzo duro, la mattina, a pranzo, a cera, sempre duro, pure la notte. Beh, mi sembra un po' impossibile, però diamo un'occhiata. Siamo messo in spoglia, tira giù i calzoni, il dottore li prende. Signor Franco, non è duro, è fossilizzato. Lei a lui: amore, mi compri il telefonino nuovo? Ma scusa, e quell'altro? E quell'altro mi regala il tablet. Un extracomunitario arrivato da poco in Italia, ancora non parla molto bene l'italiano, no? E la prima sera decide di recarsi a Mignotte. Insomma, che fa? Pia questa qui, se la porta a macchina. A un certo punto la comincia a spogliare, mentre la tocca gli passa una mano sotto all'ascella. Ma quella gli fa così: signora, niente lana? Allora quella gli fa: no, noi donne europee amiamo depilarci sotto le ascelle. Vabbè, continua a spogliarla, capito? Gli passa una mano sulle gambe, gli arriva sulle caviglie e fa: signora, niente lana? Allora voleva: ma no, te l'ho già detto, noi donne ci amiamo depilarci, ci depiliamo anche le gambe. Vabbè, a un certo punto questo gli leva le mutande, gli infila la mano sotto, gli fa: signora, anche qui, niente lana. Quella si gira e fa: oh, ma sei venuto a scopà o ho fatto il maglione? Una pattuglia dei carabinieri ferma una macchina e a bordo c'è stato un uomo visibilmente embriaco, sambriaco fracico. A un certo punto il carabiniere fa così: patente e libretto, scusi. Questo va dentro la macchina e fa: lei non sa chi è mio padre. Allora le fa: e no, chi è? È il fratello di mio zio. Un bambino va dalla nonna e gli fa: nonna, ma ai tuoi tempi qual era il miglior anticoncezionale? La nonna si gira e gli fa: er culo.
C'è un prete in autostrada che sta viaggiando in macchina. A un certo punto buca una gomma. Si ferma, solo che non ha gli attrezzi e è costretto a chiamare l'ACI. Dopo una mezz'oretta arriva il carattrezzi dell'ACI, scende sto ragazzo e gli comincia a cambiare la ruota, no? Quando ha quasi finito, il sacerdote si avvicina e da solo le fa: ragazzo, ha stretto bene i bulloni? E questo mentre stringe i bulloni, per favore spiritoso, si gira e fa: sì, padre, sono stretti come la sorca della monaca. Il prete guarda e fa: alla fai un altro due giri, per favore. C'è un ragazzo che fa il pugile, deve affrontare il suo primo avversario. Insomma, è tutto pronto, i spettatori, i ring, i riflettori. E c'è il secondo che gli sta a mettere tutta la vasellina in faccia, gli lega bene i guantoni. Dan, parte il primo round. Questo comincia il primo round, i primi tre minuti via una cifra di botte. Bam, 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 bam! Fascia devastato. Pim, sono nel round, si mette a sedere, già tutto gonfio. E il secondo con l'asciugamano che fa vento e fa: vai tranquillo, non t'ha toccato, dai, che t'ha toccato, tutto tramortito. Pim, secondo round, si rialza, al secondo round ne pigliate più. Pim, pum, pim, pum, pim, pum. Pim, finisce il secondo round, si rimette a sedere, già tutto gonfio, con occhio tutto chiuso. E il secondo sempre con l'asciugamano: dai, tranquillo, non t'ha toccato, vai, vai, continua così, non t'ha toccato. Al terzo round, ripiana una cifra di botte. Quando si rimette a sedere, come il secondo con l'asciugamano, fa così: dai, che non t'ha toccato, uno ferma e fa così, au. E ti addocchio l'arbitro, perché mi sa che è lui che mi mena. Una signora in macelleria entra e fa così: buongiorno, allora guardi, mi dà salsicce, costine e braciole. E il macellaio fa: ah, stasera grigliata, eh? No, no, riprovo a montare il maiale. Il marito alla moglie: amo, ma perché te trucchi? La moglie fa: per vedermi più bella. Ah, e dopo quanto fa effetto? Siamo in farmacia. Si spalanca la porta, entra un coattone, la farmacia è piena di gente. Quando arriva il turno suo fa così: ah, dottore, non ha la scatola dei preservativi? Il dottore fa: ma che cosa strilla? Ma abbassi la voce, ma le pare il modo di chiedere queste cose? E per cortesia, quando devi chiedere qualcosa di così delicato, entri e me lo chiede almeno a bassa voce. Ah, vabbè, e se ne va. Ma passano un paio di giorni, rientra il cotto, entra la farmacia, si mette in fila. Quando arriva il turno suo, il dottore fa così: buonasera, dottore, mi servirebbe della vasellina. Allora il dottore fa: beh, vede, in questo caso non c'è bisogno di abbassare la voce. La vasellina è di libera vendita, ha molti usi, quindi può chiederla anche a voce alta. Lui va: ah, ma quanta gliene serve? Per un par di inculate. C'è un matto che gira per la piazza del paese con una corda che la strucia per terra. A un certo punto va dal vigile del paese e fa così: scusi, ha visto l'uomo invisibile? Lui fa: no, guarda, non ho visto. Ah, vabbè, se volete gli dica che ho ritrovato il cane. C'è un ragazzo che cerca lavoro. Si mette al computer, compila un bel curriculum e lo porta a un'agenzia interinale di quelle che stanno in ogni città, no? Mo passa un po' di tempo, questi qua lo convocano perché hanno alcune proposte. Lui si presenta lì, si mette a sedere alla scrivania, la signorina si mette davanti al computer e fa: guardi, allora abbiamo qualche impiego che forse fa il caso suo, visto le sue caratteristiche. Allora, ci sarebbe un impiego come giardiniere. Come dice così, vuole fa: no, guardi, l'erba mi dà proprio fastidio, io sono veramente molto allergico all'erba. Ah, ok, non c'è problema. Allora, se no, altrimenti c'è un posto come netturbino. Fa: no, no, a me è male andare a raccogliere la monnezza, mi viene da vomitare. Perfetto, guardi, allora ci sarebbe un posto in una fonderia? No, fonderia no, troppo caldo. Questa, insomma, gli cerca altri 3-4 posti e questo gli dice sempre di no. A un certo punto questa spazientita gli fa: forse ho trovato quello che fa il caso suo. Viaggi e sesso? Lui le fa: sì, questo mi interessa, che dovrei fare? E niente, guarda, vado all'aeroporto, piano aereo, stava piando al culo. Siamo in tribunale. Il pubblico ministero si rivolge a una bella figa che sta là dietro al banco di imputati e fa così: allora signorina, quando si è accorta di essere stata stuprata? Lei fa: quando sono andato in banca la segna era scoperto. Un tizio muore e arriva in paradiso. Non appena sei in paradiso, si aprono le porte e lo accoglie San Pietro. E fa: salve, benvenuto in paradiso. Allora, se viene, le faccio fare un giro, così vedo anche com'è la situazione. Qui si sta veramente bene, c'è tranquillità, c'è il momento di preghiera, si sta veramente, veramente bene. Prego, mi segua. Insomma, questo comincia ad andare presso a San Pietro, gli fa la porta al primo girone. Come arriva nel primo girone, questo comincia a sentire da lontano: ah! Ah! Degli urli sovrumani. Perché se gira e fa: San Pietro, scusa, ma che sono tutti questi urli? Fa: no, questi sono i nuovi arrivati e stanno a fare i buchi sulla schiena per mettergli le ali. Dice: vabbè, un po' strana sta cosa. Dai, andiamo, ti porto al secondo girone. Arrivano al secondo girone, quando arrivano al secondo girone urla ancora peggio. Ah! Ah! E questo spaventato fa: scusa San Pietro, e qua? No, niente, sono sempre il fatto dei nuovi arrivati e stanno a fare i buchi in testa perché gli mette l'aureola. Allora, questo fa: vabbè, però sti strilli. A un certo punto San Pietro fa così: dai, vieni che ti faccio vedere il terzo girone. Quello fa: no, no, guarda, fammi una cosa, oh, io ci ho pensato bene, io qui ci voglio stare, io voglio andare a inferno. San Pietro fa: ma com'è inferno, sei sicuro? Sì, 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 io voglio andare a inferno. Guarda che inferno è brutto, eh, lì te mette una coda. Ho capito, ma lì il buco già ce l'ho.